questo nuovo video. Oggi ragazzi, come avete visto da titolo, siamo qui con un mezzo incredibile. Innanzitutto sono qui con Matteo, il proprietario del mezzo. Giusto. E il mezzo incredibile di cui vi sto parlando è questo cappino. Questo qua ragazzi non è un cappino normale, perché come avete visto da titolo è potenzialmente di sicuro il modello e forse anche il cappino 125 tra i più potenti in Italia. Mettiamoci i caschi in testa e andiamo a provarlo, ma prima di tutto facciamo un po' di benzina raga, perché sia io sia Matteo abbiamo il dubbio addirittura di arrivare al benzinaio. Ok ragazzi, perché vi dico che quello che abbiamo alle nostre spalle è un cappino esageratamente potente, perché per chi non lo sapesse esistono due tipi di KTM: i KTM AXC125, che sono i KTM che escono da enduro e che sono tranquillamente omologati e matricolati per la strada, e poi esistono i KTM SX125, che essendo da cross e non da enduro e non essendo omologati per la strada, ovviamente non devono seguire nessuna legge e si possono permettere di scannare un sacco. Quello che vedete davanti a noi è effettivamente un KTM SX125, ma omologato. Ho una domanda da farti: come cavolo fa ad essere omologato? Come ha fatto il nostro Matteo ad omologarlo è tutto un altro discorso. Quello che vi posso dire ragazzi è che non l'ho ancora provato, l'ho visto girare, l'ho sentito girare ed è veramente una bestia di Satana. Poi questo qua è il modello 2020, per cui è nuovissimo e sicuramente il mio TM ne avrà da invidiare. Abbiamo scelto di venire in questo benzinaio nello specifico perché la compagna di avventure che ci accompagnerà in tutta questa giornata è Satispay, che è anche ovviamente lo sponsor di questo video. Per chi non lo conoscesse, infatti Satispay è un nuovissimo sistema di pagamento. La particolarità di Satispay ragazzi qual è? Innanzitutto che non è un vero e proprio conto, per cui quello che fate dall'applicazione è collegare il vostro IBAN del vostro conto in banca che avete già con qualsiasi banca, e tramite Satispay potrete pagare in tutti i negozi convenzionati senza alcun contatto, senza il contactless, in modo semplicissimo, direttamente dall'applicazione. Facciamo rifornimento e vi faccio vedere nel dettaglio. Ok, perfetto. Come vedete abbiamo fatto 10,23 euro di benzina, per cui apro la mia applicazione, automaticamente dalla location mi esce Eni Caffè, inserisco quindi 10,23 euro, invio. Arrivato? Edoardo, ottimo, grazie, ciao, buon lavoro. Super, super easy e super immediato. Poi un sacco di negozi convenzionati con Satispay hanno addirittura il QR code, per cui dall'applicazione basta scansionare il QR code, pagare e via. Detto questo, dirigiamoci verso la zona. Quasi quasi, se posso, Un cambiettino, ma magari. Volentieri, dai, volentieri. Facciamolo allora. Allora Matteo, già la prima volta che l'ho incontrato mi diceva una cosa: questo K ha le marce sia di rapporti sia di motore veramente cortissime. Lo sento perché non so quanto stiamo andando, sicuramente non molto, e sono già in sesta. Ovviamente raga è giustificatissimo essendo su un SX. Madonna raga, ma qua è successo qualcosa di grave, eh? Ok, incidentino, però per fortuna si passa. 2 hours later. Dai raga, proviamo ad aprire un po' con sto cappino che ve lo faccio sentire anche a voi. È roba da pelle d'oca sto coso. Mai usato un 125 così, giuro. Giuro su Dio raga che ho la pelle d'oca. Avrei pensato di dire una frase del genere magari a 14 anni guidando un 125, ma non a 20. Madonna mia. Ora ovviamente cominciamo a provarlo bene, ma o parti male o non c'è verso. Ma proprio non c'è verso che il mio TM gli stia davanti. Prendila e fammi vedere qualcosina, dai. Non posso dire che non è legale perché è immatricolato, ma non è legale quel coso. Madonna. Cosa dici? Ma bro, cioè no, non pensavo che fosse così tanto, eh. Se ti vai fammelo provare un po' e poi a sto punto non so se vogliamo proprio provare a vedere chi sta davanti, ma è tosta. Per farvi vedere anche un'altra funzionalità di Satispay, vi mostro come si possono gentilmente regalare i soldi ai vostri amici senza commissioni in modo letteralmente istantaneo. Quanti soldi vuoi?
3-4 mila euro. No, non ce ne ho così tanti. Abbiamo entrambi installato Satispay sui nostri telefoni, per cui quello che fa Matteo è farmi vedere il suo QR code. Io vado a scansionare il suo QR code, scelgo i soldi che gli devo mandare, 10 euro, e istantaneamente, ragazzi, Edoardo Iannone ti ha inviato 10 euro. In tutto questo, un'altra particolarità di Satispay è proprio quella di avere un budget settimanale. Questo significa che quando voi creerete il vostro account, e vi lascio in descrizione il link per farlo con il mio referral se mi volete supportare, l'applicazione vi darà la possibilità di scegliere un budget, appunto, settimanale. Nel mio caso ho impostato un budget di 200 euro. Questo significa che ogni settimana, a prescindere da che io guadagni soldi o spenda soldi da Satispay, ogni lunedì mi ritroverò 200 euro sul conto. Quindi se ho speso 30 euro per una cena e mi ritrovo con 170 euro, al cambio della settimana Satispay mi caricherà 30 euro dal conto che abbiamo collegato. Nel caso in cui invece io guadagnassi dei soldi, per cui avessi 230 euro, a fine settimana 30 euro verranno mandati automaticamente sul mio conto, così da avere ogni inizio settimana i 200 euro di budget. Detto questo, bro, andiamo a scannare! Madonna, che bestia! Sono agitato! Allora, so che questo per molti di voi non sarà un vero e proprio test, perché non siamo tra le curve. Però diciamo che in questo caso non servono le curve per farvi capire quanto è una bestia sta cosa. Vi giuro, raga, che se mi dicessero che questo qua non è un 125 ma è un 300, ci crederei. Cioè, praticamente il riassunto di questo video è: madonna, non farà il record di velocità massima perché è veramente corta, ma per quanto riguarda lo 0-100, secondo me non c'è il minimo dubbio, sta molto più avanti rispetto al mio TM. Proviamo a fare una partenza. Ciao. Beh, facciamo due aperture anche col TMino, raga. Fammi una partenza! Facciamo così, chi vince lo sparo paga da bere per tutti! Va bene! Guarda come ha voglia adesso di vincere! 3, 2, 1! Madonna! Madonna! Tu sei partito prima, ma zio, ne hai di più da morire! Facciamone un'altra! 3, 2, 1! Madonna, raga, ma no, cioè, io ve lo giuro, non è assolutamente normale sto KTM. E lo sapete, raga, che io di spari ne ho fatti una marea. Ne ho fatti con tutti i mezzi possibili ed immaginabili, e il TM è sempre il migliore. Facciamone uno in movimento di seconda, ma... cioè, mi sa che io devo pagare da bere per tutti. Cioè, il mio TM è letteralmente piantato rispetto a questo K. Madonna, impressionante. È veramente troppo questa moto. Cioè, se proprio proprio ti devo trovare un difetto, è che costa un botto. Perché ovviamente comprare l'SX e poi farlo omologare Motard costa soldi. Costa. Non puoi comprarla omologata Motard SX 2020. Non puoi. O la prendi da un privato usata, o la prendi cross nuova, e allora ci fai il kit Motard e poi ci fai l'omologazione. Giri vari per fare le varie omologazioni che non specifichiamo, che comunque ovviamente hanno il loro costo. E quindi una bestia di questo tipo va a costare tanto. Però, raga, cioè, veramente ha una differenza rispetto a un 125 normale come il mio, che, come vi ho detto, comunque scanna il TM tanto. Non mi sarei aspettato così tanta differenza. Stavamo chiacchierando un attimo, mi tocca pagare, e Matteo mi diceva che questo K ha quasi 80 ore. Cioè, questo K ha più ore del mio TM e gira 3 volte più forte del mio TM. Spero che capiate minimamente quanto è potente sto coso. Per scegliere dove andare dall'applicazione vado a scegliere categoria negozi, scelgo bar nello specifico, do la conferma, e in automatico l'applicazione mi dà tutti i negozi nei paraggi, a partire dal più vicino al più lontano, che accettano Satispay. Tra l'altro, non ho detto che io t'ho pagato la benzina col cashback, per cui non l'ho pagata 10 euro e passa. Mi han pure fatto lo sconto. Va bene, quindi direzione Barettino. Location trovata comodamente dalle mappe. Devo offrire una Coca-Cola a tutti. 3 Coca-Cole. Quanto gli devo? 7,50. Via. Ragazzi, grazie a voi, una bella Coca-Cola. Grazie a te per avermi battuto in fame.
Tra l'altro, già che siamo qua a stare un po' tranquilli, nel caso in cui voi in strada foste un po' più scalmanati e doveste prendere delle multe o qualcosa di questo tipo, tramite l'applicazione di Satispay è anche possibile pagare le multe, i bollettini e tutto, addirittura anche i bolli della vostra auto e della vostra moto. C'è proprio una funzione dedicata, basta scansionare il bollettino e andare a pagare la multa comodamente. Io mi sono ritrovato in una situazione analoga e Satispay anche in questo caso mi è venuta in soccorso. Con questo cappino e da Matteo anche è tutto. Se siete interessati ragazzi a scaricare l'applicazione, trovate tutti i link qui sotto nella descrizione. Se non l'avete ancora fatto ragazzi, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella delle notifiche per non perdervi tutti i miei futuri video. Seguitemi anche sul mio profilo Instagram @diianno, sul quale vedete un sacco di fatti miei, un sacco di scatti fantastici. Noi ragazzi ci rivediamo in un prossimo video e adios. Yeah.